Dunque abbiamo qua l'amico Cristian Radischio dell'associazione Nuovi Orizzonti. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato, anche diciamo avvisati proprio qua dal amico Cristian, che era arrivata una direttiva europea che doveva essere recepita immediatamente, che proibiva la pesca e la cattura del spinarolo. mi sono bloccato un attimo. Ma sembra che a pochi giorni sia cambiato qualcosa. Cosa sta succedendo? Sì, abbiamo notato che è uscito un altro regolamento europeo datato 27 marzo. Questo è il regolamento europeo numerato 595, dove modifica l'articolo 12, esattamente modifica l'articolo 12, paragrafo 1, lettera V, dove che dice che nell'Adriatico lo spinarolo può essere catturato, trasbordato e anche venduto. Quindi il problema che si aveva prima con il vecchio regolamento, il 127, della cattura, trasbordo e vendita, non esiste più. Ma quindi praticamente nel giro di 3 giorni, una settimana, quanto è stato? E si vede che non si poteva pescare, qualcosa deve essere sfuggito. Comunque l'importante è che c'è la possibilità di poter continuare a catturare sempre con una pesca sostenibile questa specie ittica, in modo tale da poter incrementare il fatturato delle imprese ittiche, salvaguardando lo stesso. Benissimo, però ci si domanda, ma se prima la specie era a rischio di estinzione e non si poteva pescare, non credo che una settimana, con tutto il rispetto dei pescatori, in una settimana... Non è detto nulla da una settimana all'altra, però se noi guardiamo la data di pubblicazione del primo decreto con la data del secondo, ci sono 3 mesi di differenza, perché il primo era datato gennaio, il secondo è datato 27 marzo. Poi ovviamente i tempi sono purtroppo abbastanza lunghi nella pubblicazione e nel recepimento dei vari enti di questi regolamenti europei, però sono 3 mesi di differenza fra il primo e il secondo. Vabbè, noi notiamo, siamo sicuri che tante persone della Chioggia, oltre diciamo esserci tanti pescatori, c'è tutto l'indotto della pesca, certo, del mercato ittico, quindi grazie per tenerci aggiornati, sempre così puntuali. Grazie a voi. Ciao. Ciao.